Buonasera a tutti con il consueto appuntamento sul report emergenza coronavirus. Oggi mercoledì 25 marzo, sono le 18 e 15 minuti. La giornata è trascorsa con relativa calma. Abbiamo avuto un ulteriore incontro con le forze dell'ordine, quindi con i carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Municipale per intensificare ancora di più i controlli sugli spostamenti da e per Mussomeli e sugli spostamenti interni, quindi verificare che effettivamente chi si trova in giro lo fa per effettivi motivi, quelli previsti dalla norma, quindi per motivi di lavoro e per motivi di salute e per comprovate esigenze straordinarie. Come vi dicevo, verranno intensificati ulteriormente i controlli da parte delle forze dell'ordine, che colgo l'occasione per ringraziare ancora una volta per il loro prezioso supporto, per la loro straordinaria collaborazione. Ricordo a tutti voi che in virtù del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono state inasprite le sanzioni amministrative relative a chi, a seguito di controllo, risultasse fuori per motivi non validi. E ricordo che è prevista una sanzione pecuniaria, quindi una multa piuttosto salata, che va da 500 a 3.000 euro addirittura. Quindi vi prego di rispettare le regole che stabiliscono appunto che occorre rimanere a casa. A tal proposito, voglio mettere in evidenza trovo importante, intervista fatta da un eminente professore anestesista di uno degli ospedali di Bergamo, il quale ha evidenziato in modo chiaro e netto l'importanza non solo di rispettare il principio di rimanere a casa, l'obbligo direi di rimanere a casa, ma anche quello di rispettare il principio di non incontrare nessuno, perché ciascuno di noi è un potenziale veicolo di diffusione del virus e del contagio. Anche a nostra insaputa potremmo essere positivi asintomatici, e quindi il nostro contatto con i nostri cari, che magari poi escono e vanno in una casa diversa, potrebbe essere un veicolo di trasmissione pericoloso a nostra insaputa, ripeto, e quindi è importante che ciascuno di noi stia attento a questo principio. Quindi non solo restare a casa, ma evitare contatti con altri, quindi evitare di contagiare altri o essere contagiati a nostra volta. Quindi vi prego di rispettare questi principi. Ripeto, inaspriremo ulteriormente i controlli e le verifiche con le forze dell'ordine. Per quanto riguarda il resto, il punto della situazione alle 14 di oggi è di purtroppo 40, circa 40 positivi in tutta la provincia di Caltanissetta. Quindi giorno dopo giorno crescono i numeri, anche se in misura contenuta e limitata nella nostra provincia, ma il contagio cresce, ragion per cui è assolutamente fondamentale evitare contatti sociali ed evitare che questo contagio esistente in altri comuni della provincia possa in qualche modo raggiungere
anche il nostro territorio. Vi auguro una buona serata e invito tutti voi a restare a casa.